Buonasera amici di Bologna, un saluto a Daniele Poletti ed Ermanno Moretti per organizzare questa serata. Sono onorato di potervi dire alcune parole qui dalla Stony Brook University. Purtroppo non posso trovarmi tra di voi, mi sarebbe piaciuto tanto perché io amo Bologna, ho studiato a Bologna e infatti ci sarò tra 3 settimane. In merito a Pasolini, dunque 1980 già alla Yale University Paolo Valesi organizzò un convegno su Pasolini 5 anni dopo. Negli anni 80, mentre che terminavo i miei studi per un dottorato qui alla New York University, era un periodo in cui si studiava strutturalismo, marxismo, fenomenologia e come sempre, volendo imparare a fare il buon critico, si cercava di capire che tipo di autore Pasolini fosse. E in effetti Pasolini è un autore che mette in crisi qualsiasi modello critico per il semplice fatto che non lo si può incasellare. Il movente del mio intervento in particolare nasce dal fatto che quando ci fu la mostra sui disegni di Pasolini all'Istituto Italiano di Cultura, naturalmente molte voci, anche autorevoli, dissero: ma come, Pasolini anche pittore, anche artista? Come dire, non è possibile, sai, lui aveva già rotto gli schemi dagli anni 50, era un poeta, ma poeta lirico o poeta engagé, romanziere, era un realista, naturalista o era tutti gli attributi della quinta generazione? Che tipo di romanziere era Pasolino? E poi quando si passa al cinema la stessa cosa, non si riesce veramente a incastrarlo, parola problematica nel suo caso. A me, siccome ce l'avevo con la critica, cercavo di capire, dico: scusa, non basta leggere un autore soltanto in termini del suo sistema linguistico o il gioco dei significanti, non basta leggere un autore in termini della sua referenzialità, cioè di che cosa sta parlando. Ricordiamoci che erano gli anni in cui ancora si parlava di Jean-Paul Sartre, prima che i vari Foucault e Derrida lo misero da parte. Per me l'opera artistica, pittorica, se vogliamo, di Pasolini non è che un sistema, costituisca un sistema autonomo, ripeto, non ci credo, ma è una parte integrale, una parte integrante del suo modo di operare, del suo modo di vedere le cose. Non ci sono paratie tra un modo di esprimersi e un altro per Pasolini, ed ecco perché è un autore sempre attuale e secondo me più passa tempo e più si capisce come lui sia veramente il più grande artista della seconda metà del XX secolo, perché tutto si misurava a livello del linguaggio o di un mezzo espressivo e l'esistenza stessa. Quello che ho cercato di esprimere nel mio intervento di allora è che, seguendolo da vicino e cercando di capire qual è il qualcosa, l'argomento, la tematica di fondo che riesca comunque a trovare diciamo così, che si può svelare, se vogliamo, sia attraverso la poesia, sia attraverso la narrativa, sia attraverso gli interventi, gli elzeviri, che avevano un chiaro, originalmente un'intenzione polemico-politica, ma verso la fine, con le lettere luterane, ho scoperto che era veramente un Pasolini pensatore etico, proprio dell'etica della coesistenza. L'esistenza del singolo ha un valore solo se è coesistenza. I mean, erano anche gli anni in cui si studiava, no, oltre a Sartre, si studiava Heidegger, l'essere con gli altri.
non penso che i disegni, l'arte di Pasolini possano costituire un sistema autonomo. Cosa vuol dire un sistema autonomo? Beh, io ci credo molto poco all'autonomia di qualsiasi cosa di cui si parlava in quegli anni, preferendo invece l'eteronomia, cosa che poi tra l'altro ho studiato proprio a Bologna a metà degli anni 70 alla scuola di Anceschi. No, ma è indispensabile alla comprensione, se vogliamo, del fatto che abbiamo a che fare con un autore che non conosceva limiti, ampliava sempre diciamo, la busta semantica di qualsiasi genere, che sia la poesia, il romanzo, il cinema e via di seguito, la saggistica, e che bisogna saper trovare dei rapporti tra il suo modo di esprimersi nei diversi generi, anche il dramma, per esempio, scrisse delle tragedie, perché il problema, secondo me, è il problema proprio il linguaggio umano. Pasolini preferì usare un linguaggio medio, non raffinato, e non chiaramente sperimentale, nel senso della neoavanguardia, proprio perché sapeva che la nostra esistenza ha un senso solo se noi siamo con gli altri, noi siamo tra gli altri in una società. Quindi a che serve scrivere in un linguaggio privato, in un linguaggio cifrato, se non all'interno di un gruppo particolare, di una scuola raffinata di esteti o di sperimentatori o che dir si voglia. La cosa che mi colpì è che quando verso 74-75, credo, comincia a scrivere le famose lettere luterane, cominciai a capire che che forse il linguaggio ci dice delle cose anche al di là di quello che dice esplicitamente. Chiaramente Pasolini credeva nel referente del linguaggio, no? O la referenza, laddove nella lirica forse non è necessaria, chiaramente nello sperimentalismo, sulla scia della tradizione del significante, da Gertrude Stein in avanti. Si poteva fare della poesia soltanto con delle parole che si ritorcevano e che riecheggiavano tra di loro senza dire nulla sulla realtà, il che mise ben in evidenza l'impossibile connessione tra un avanguardismo solo della parola e un impegno politico. Insomma, sappiamo bene che dopo un po' lo stesso Balestrini, insomma, dovette ritornare alle canzonette, che lo stesso Sanguinetti dovette sprofondare in una specie di cinismo della letteratura, chiamiamolo scetticismo se vogliamo, ma che non si poteva essere, no, buoni compagni e fare gli sperimentatori costanti allo stesso tempo. Quindi Pasolini aveva capito questo e ha sempre preferito una via di mezzo, ma che si sentiva, secondo me, oberato da queste distinzioni. Ecco perché all'inizio del mio saggio dico: ma come, è anche artista? Sì, è anche artista, è drammaturgo, è cineasta, alla fine lo considero non tanto un artista, un romanziere, un regista, ma lo considero veramente un pensatore esistenziale, se vogliamo, perché c'era questo dramma di comunicare l'impossibilità stessa di essere al 100% sicuri di qualsiasi cosa, di andare al di là della cosiddetta contraddizione, di abbracciare il paradosso, e di aver capito che non ci sono soluzioni permanenti a nulla, cioè che la nostra vita è veramente un continuo divenire e un continuo dialogo, parola abusata, sappiamo, già da tempo da troppi, specialmente dal cotè religioso, ma l'idea era di comunicare, di parlare, di far capire a un livello
addirittura basso, ma non basso nel senso dello sperimentalismo che arriva alle canzonette dei bambini di 5, 6, di 3, 4, 5 anni, no, ha un linguaggio accessibile a chi è proprio all'età, sai, dai 12 ai 15 anni, dei buoni consigli senza pretese, senza universalismi. Capace di dire stai costantemente allerta, basta che sei. All'epoca c'era una grande discussione, almeno in filosofia, sul concetto di autenticità, sul concetto di malafede, di essere almeno onesti con se stessi e di non cercare di a tutti i costi rientrare in uno schema, che sia uno schema critico, che sia uno schema politico, ma di esercitare veramente un rapporto con l'altro. Ecco perché alla fine lo chiamo un pensatore etico, numero uno. E paradossalmente, detto questo, come poi scrissi in una mia poesia proprio dedicata a Pasolini, Meditazione su Pasolini, che adesso sta per uscire di nuovo sulla rivista Oltreoceano, a cura di Alessandra Ferraro, c'è un fascicolo dedicato a Pasolini nelle Americhe. Alla fine dissi: ma tu sei veramente il vero avanguardista, colui che era veramente lì davanti a tutto il resto della comunità intellettuale, sociale italiana, cercava un oltre, un al di là che non fosse né la religione cristiana, che non fosse un universalismo filosofico, ontologico, che fosse veramente un rapporto continuo con gli altri e vivere le proprie contraddizioni come una cosa da cui non si può veramente uscire, perché non è neanche necessario, se soltanto siamo in buona fede con noi stessi. L'unico problema è che ci imbattiamo sempre nelle restrizioni, nelle caselle della società, e questo era tutto. Quindi, l'ultima cosa che volevo dire è che per me, per arrivare a questo tipo di scrittura, per esprimersi in questa, visto questo panorama, visto questa prospettiva, è di fare un'opera allegorica. Ora, all'epoca per me era un presentimento perché avevo fatto simili letture di Nietzsche, di D'Annunzio, che ho pubblicato, e anche di Quasimodo e di Ungaretti, i quali nella loro età più matura, per veramente comunicare, esprimere delle cose che sono, diciamo così, ai limiti della comprensione umana o ai limiti proprio del linguaggio, tutti hanno manifestato questa tendenza ad andare verso un allegorico che però, ripeto, non è un ripeto perché questa è la terza volta che sto registrando sta cosa, non è un'allegoria nel senso classico, no? Dai greci a Dante, a Victor Hugo e a Tennyson, è un'allegoria post-kafkiana, cioè parliamo di cose semplici. E sappiamo che il linguaggio nel contempo sta anche dicendo altro, capisci? Allora, laddove alcuni movimenti cercavano di cercare o il linguaggio che parla solo di se stesso o il linguaggio che parla solo delle cose, il fatto è che il linguaggio fa tutte e due, parla del referente, parla di me e parla di chi mi ascolta contemporaneamente. E l'unico modo per questo è di fare. E allora dico, ma questo qui, se non fosse morto, alla fin fine avrebbe scritto chissà quale grande allegoria, dopo tutto c'era, si era già cimentato con la Divina Mimesis, eccetera. E infatti poi ho scoperto, alcuni anni dopo, che lui stava proprio pensando a una grande opera allegorica, di cui Petrolio erano praticamente solo degli appunti. Non so come. Questo è tutto, mi dispiace ancora una volta di non essere lì, ma vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e ringrazio gli amici e spero di vedervi presto, fra un paio di settimane. Grazie.